26 a centro. Avanti. Senti, mi segnalano un assembramento di persone all'interno della pineta con volume regionale. Io con Alfa 41 ci spostiamo all'interno laggiù, se mi puoi mandare qualcuno in supporto. Centro per Eco 3. Potresti mandare una pattuglia in supporto all'Alfa 26 e 41 per degli assembramenti in via del Tombolo Meridionale? Il corpo della Polizia Municipale di Cecina è composto da 4 ufficiali e da 21 agenti, distribuiti per competenze in 5 nuclei operativi. Il lavoro svolto dalla Polizia Municipale è notevole, dato che Cecina è da sempre una città che, oltre ai suoi quasi 30.000 abitanti, ospita ogni giorno flussi rilevanti di persone che arrivano per lavorare, per acquistare, per consegnare, per svolgere pratiche negli uffici o anche solo per prendere un mezzo di trasporto verso destinazioni nazionali. Ai normali flussi si sommano nei mesi estivi quelli mossi dagli interessi turistici e culturali che Cecina e il territorio circostante offrono e che fanno quasi triplicare la densità del territorio. Eppure, nonostante ciò, in questi mesi di pandemia la Polizia Municipale di Cecina ha rafforzato ulteriormente i nuclei, ha esteso gli orari di lavoro ed è riuscita ad assicurare un servizio di eccellenza ai cittadini, garantendo loro la necessaria sicurezza. Continui sono stati i controlli stradali all'interno dei parchi e delle pinete per evitare assembramenti e quindi rischi di contagio. La regia svolta dall'unità di crisi, che il sindaco Samuele Lippi ha voluto fin dai primi giorni di emergenza, ha consentito di impiegare al meglio il personale sul territorio. La disponibilità e il garbo che gli agenti hanno saputo utilizzare a contatto con i cittadini in un momento molto delicato come quello che abbiamo vissuto hanno evitato tensioni e malumori. Buonasera, se vi fermate un attimo. Sì, un attimo, grazie. L'autocertificazione? Non ce l'ho. Ve la compiliamo. Lei anche lei non l'ha compilata. Fate parte del solito nucleo familiare? No. No, no. Ci siamo trovati in pineta via all'inizio. Le distanze lo sapete? Sì, sì. Mantenere. Sì. Bene. Buonasera. Buonasera. Avremo bisogno dei documenti di riconoscimento per un controllo. Bastano i suoi tanto. Sì, grazie. Anche il codice fiscale? No. L'autocertificazione l'avete compilata? Se no ve la facciamo compilare noi? No, non ce l'abbiamo. Allora gliela compilo io. Sì. La faccio firmare la signora, guardi, la firma qua giù. Grazie mille, mi raccomando, mantenete le distanze di sicurezza come imposto dal decreto. Grazie mille, arrivederci. Questi giorni abbiamo fatto tutti i vari controlli, sia ai pedoni che alle persone in auto, controllando le autocertificazioni per vedere se effettivamente si spostavano per la necessità o per motivi di lavoro. Ora con questa nuova ordinanza controlliamo che effettivamente le persone che troviamo soprattutto a Marina ci si recano o con la bicicletta oppure a piedi per fare insomma un po' di attività psicomotoria senza utilizzare l'auto e quindi partendo dalla propria abitazione. Buonasera.
Buonasera, polizia municipale, ma lei lo sa che deve riaprire dal 18? Sì. No, sono dentro a sistemare, cambio la vetrina, inizio un po' anche a sanificare. E facciamo un po' prego. Permesso. Vittorini. Sì, esatto. Aperto le vendite a domicilio. Sì. Da all'incirca due settimane. Sì. I documenti d'identità, sì. Il documento dell'attività. Vuoi attivare? Sì. E si chiama? Di Sabrina. Sta provvedendo all'adeguamento? Sì, ho iniziato, ho messo lì intanto il gel e dei guantini e poi ora dovrò fare poi quella separazione. E i titoli abilitativi? Cosa si ha? Che cosa? La scia. Il documento amministrativo. Lo scelti con calma. Questo è dell'anno scorso quando abbiamo fatto dei lavori. All'interno della scila vedrà l'ha messo, vedrà l'ha inserita all'interno della scila, la scia amministrativa, perché gliela chiedono. Ok, eccola qua. Settore non alimentare. Ok, questo perfetto. A posto. Grazie. Arrivederci. Le attività della Polizia Municipale, varie e diversificate, registrano numeri importanti. Durante lo scorso anno, solo per citare alcuni dei dati salienti, sono state ricevute e gestite dalla centrale operativa 33.052 chiamate telefoniche. Allo sportello al pubblico sono state ricevute circa 3.675 persone. Sono stati rilasciati 1.557 permessi e sono state rilasciate 151 autorizzazioni di suolo pubblico, 28 le licenze per pubblico spettacolo e 47 per spettacolo viaggiante. Sono stati eseguiti 1.059 accertamenti anagrafici e 182 sono stati gli incidenti stradali rilevati. Le violazioni complessivamente accertate sono state 21.188, con la decurtazione di 2.152 punti sulle patenti di guida. 33 sono stati i sequestri amministrativi e 169 le rimozioni di veicoli. 33 le denunce inoltrate alla Procura della Repubblica di Livorno. Numeri decisamente rilevanti, paragonabili a quelli di alcune città capoluogo di provincia. Un lavoro essenziale è quello svolto dalla Polizia Municipale, sebbene in ristrettezza numerica, a causa delle politiche nazionali di contenimento della spesa pubblica. Buonasera, avrei bisogno dell'autocertificazione e di un documento di riconoscimento.
Ok, la ringrazio. Arrivederci. Sono Stefano Mielacci, sono vicecomandante della Polizia Municipale di Cecina, sono l'ispettore, nonché uno dei sei piloti del Corpo di Polizia Municipale di Cecina abilitati alla guida del drone. Noi abbiamo un'abilitazione rilasciata da ENAC per aree critiche per droni fino a 25 kg. Siamo in sei, il drone solitamente viene usato nell'80% dei casi per il rilievo di incidenti stradali e per fare questo tipo di rilievi abbiamo due sistemi informatici che ci permettono di effettuare il rilievo facendo una semplice toponomastica dell'area, quindi una fotografia, e dalla fotografia con questo sistema riusciamo a mettere in scala, oppure se in caso di incidenti più gravi o di rilievi che sono diversi dall'incidente stradale, come rilievo edilizio, discariche abusive e quant'altro, usiamo un sistema GPS, quindi integriamo il drone ad un GPS che ci permette di fare delle misurazioni forensi. Queste misurazioni forensi sono un'approssimazione adesso attuale di circa 5 cm. Questo ci consente di effettuare delle misure molto più dettagliate e di fare una ricostruzione anche tridimensionale dell'area dell'incidente stradale o delle eventuali aree di cantiere o di abuso anche ambientale, discariche abusive e quant'altro. Poi il nostro drone viene utilizzato anche in supporto agli altri uffici del Comune di Cecina, l'ufficio tecnico, l'ufficio demanio marittimo, quindi effettuiamo questo tipo di supporti. Cresciamo, speriamo che nel futuro, siccome siamo stati un po' dei precursori di questa attività del drone, grazie anche al nostro responsabile informatico Viviani Gabriele che ha creduto in questo CV, ci siamo lanciati in questa avventura che sta dando degli ottimi risultati. Speriamo il prossimo passo sia quello di acquistare un drone che ci permetta di fare assistenza anche per eventuali calamità naturali tipo smarrimento di ricerca di persone oppure maremoto o questo simile. Quindi questa è l'attività che stiamo svolgendo noi adesso con il drone. Comunque ci ha fatto piacere essere stati fra primi in Toscana a usare questo tipo di tecnologia e siamo veramente all'avanguardia perché abbiamo delle strumentazioni che le polizie locali ad ora anche nelle grosse realtà non hanno. Motivo dello spostamento? Motivo dello spostamento: sono andato su a casa a prendere la carta di credito. No, ma dove sta lei? Sono su a Monte Scudaio. E lavora giù? No, e io mi sono lasciato e sto da mamma, purtroppo. Però mi è arrivata la carta di credito, io non ho più soldi e devo andare a prendere la carta di credito. Ci mette una motivazione della presentazione. Mi dà un documento? Sì, certo. Allora. Quindi lei da Cecina dove sta attualmente? In via fino a Monte Scudaio. Monte Scudaio, in via. Un attimo, riprendo l'autocertificazione. Sì. Questa è la cosa. L'autocertificazione, quindi ci segna i suoi dati, poi quando le chiede un documento di direzione ci mette patente con il numero riportato, sì, qui, okay. La data di rilascio, e poi ci scrive se è spostato da, sì, ora sì. Era attualmente a Monte Scudaio e via, fino a dove, okay. Poi semmai ci scrive il ritiro posta urgente senza, giù. Sì sì, così, basta una firma, poi la data ce la metto io, ok, grazie mille, grazie, e buona serata. Polizia Municipale, buonasera. Sì? Un incidente, via del Paratino, dove? Va bene, mando la pattuglia a vedere. Buonasera. Centrale Pedalfa 41 e 26. Avanti. Mi segnalano un incidente grave in via del Paratino. Bene, andiamo!
In applicazione dei decreti ministeriali, anche l'amministrazione comunale di Cecina ha cercato di riattivare il mercato settimanale del martedì, andando a creare un'area debitamente allestita per i settori alimentari e andando ad applicare tutte le prescrizioni riportate nei vari DPCM, dove si riportano le distanziamenti sociali e la necessità di creare spazi ed aree più ampi per gli stessi ambulanti. Quindi in Piazzale Veterani dello Sport si è stato necessario ridistribuire gli ambulanti creando una nuova planimetria con la presenza di filtraggi all'ingresso da parte anche dei volontari e della Polizia Municipale e tutta una serie di prescrizioni tra cui igienizzanti mani, guanti, sia per i clienti che per gli esercenti stessi del settore alimentare. Escluso gli esercenti e gli ambulanti che non permettono il contatto diretto con i prodotti alimentari. In quel caso non è obbligatorio. Questo è l'attuale ingresso del mercato di Cecina con tutto il settore alimentare. Quello dei vigili è un lavoro essenziale per garantire il decoro e la vivibilità della città. Un lavoro spesso non riconosciuto o addirittura criticato. La divisa è un impegno sociale, impone rigore e professionalità. Ce lo hanno dimostrato in questi mesi più che mai medici e infermieri, ma anche volontari della Protezione Civile, delle Misericordie e delle Pubbliche Assistenze. La nostra non è una giacca come quella degli impiegati, usava dire Franco Alimeni, storico comandante e fondatore del Corpo della Polizia Municipale di Cecina. È una divisa. E come tale va rispettata e onorata ogni giorno in servizio e fuori servizio. I comandanti del corpo, gli ufficiali e gli agenti che gli sono succeduti hanno saputo far tesoro delle sue parole e hanno permesso a Cecina di avere una polizia municipale efficiente e al passo con i tempi, in grado di saper rispondere prontamente alle esigenze, anche quelle emergenziali. Stamattina è mattinata di mercato, è martedì. E questo è il terzo mercato che facciamo come settore agricolo alimentare. E ci siamo riorganizzati, abbiamo individuato una nuova area, l'abbiamo portata nella piazza Veterani dello Sport e sinceramente è una, come dire, una posizione che è fortunata perché la gente può muoversi in sicurezza liberamente ed è questa una delle attività che come Polizia Municipale dobbiamo gestire. Noi abbiamo vari ambiti di intervento, tra cui quello della Polizia Amministrativa. Polizia Amministrativa che appunto gestisce tutti i mercati cittadini, la fiera, il Luna Park, le autorizzazioni per l'esercizio delle attività spettacolari, i concerti, le manifestazioni di piazza. Quindi tutta un'attività molto che è stata molto intensa per Cecina, attualmente purtroppo sconta le emergenze del Covid. Questa è soltanto una parte di quello che facciamo. Voi sapete, perché ci conoscete in maniera particolare come agenti di polizia stradale, ci trovate sulle strade non solo e soltanto per le contravvenzioni a divieto di sosta, che restano sacrosanti, soprattutto quando ci troviamo di fronte a persone che non rispettano i minimi criteri di civiltà, sostare su un attraversamento pedonale, sostare su uno stallo per invalidi, sostare sul marciapiede, ma anche per il rispetto dei limiti di velocità, per il rispetto della sicurezza delle autovetture, come per esempio la revisione, i requisiti per guidare con la patente, eccetera, eccetera. Noi ci occupiamo di ambiente, ci occupiamo di animali, il sindaco è l'autorità territoriale che si occupa di animali d'affezione. E noi siamo il suo braccio operativo, quindi ci occupiamo di randagismo, ci occupiamo di maltrattamento agli animali, ci occupiamo di rifiuti. In questo senso con i rifiuti abbiamo una collaborazione che ormai ha 2 anni con le guardie ambientali volontarie che ci aiutano nell'individuare discariche, situazioni di degrado e questo è molto importante, proprio per la qualità della vita in città, anche per questo. Un aspetto che curiamo molto ormai da un po' di anni è quello della sicurezza urbana. Voi sapete che i sindaci ormai investono molto sulla sicurezza urbana, che è intesa come vivibilità della città in cui tutti noi vogliamo essere sereni, tranquilli, spostarci liberamente,
non avere paura di andare in questa o in quell'altra parte e poter appieno godere delle tantissime possibilità che ci sono tra piazze, giardini, luoghi di divertimento che fortunatamente abbiamo. Quindi la sicurezza urbana è uno degli aspetti più importanti. In questo ambito qui noi abbiamo già da un po' di tempo costituito un nucleo che si chiama nucleo di prossimità, cioè un gruppo di agenti di polizia municipale che si occupa di stare nei quartieri, parlare con la gente, comprenderne le problematiche, capire dove si possono creare delle situazioni di degrado e intervenire tempestivamente con l'ausilio delle associazioni e dei cittadini, che sono sicuramente un elemento fondamentale per avere informazioni e per poter interagire con la cittadinanza. In questo periodo di contagio, in questo periodo di Covid-19, abbiamo fatto uno sforzo importante, come tutte le altre forze di polizia del resto. Ci siamo rimessi in gioco, abbiamo riorganizzato tutte le nostre attività, mettendo al primo posto la sicurezza dei cittadini. E l'impegno che abbiamo profuso nel far rispettare le norme che erano a vantaggio di tutti, di distanza sociale, uso dei presidi di sicurezza come i guanti, le mascherine, l'uso dei gel, il distanziamento, è stato un impegno veramente importante che ha necessitato una riorganizzazione complessiva dei servizi, dedicando un tempo particolare a queste attività. In questo senso mi sento anche di poter dire che qui a Cecina effettivamente la gente ha risposto molto bene a queste misure e abbiamo trovato una cittadinanza ordinata che non ha creato situazioni particolarmente difficili e con la quale è stato possibile lavorare e dialogare in maniera molto positiva. Più forte del vigile urbano? Ferma i tram con una mano. Con un dito, calmo e sereno, tiene indietro un autotreno. 100 motori scalpitanti, li mette a cuccia alzando i guanti. Sempre in croce, in mezzo al baccano. Chi è più paziente del vigile urbano? Gianni Rodari.